Buongiorno, io mi chiamo Berardi Barbara e mi scuso da subito perché parlerò al plurale certe volte, perché io non vengo a nome mio ma vengo in nome di una cooperativa che si sta costituendo in questo momento. Non abbiamo un nome da fornirvi perché in questo momento stiamo facendo un lavoro di sondaggio tramite i social per far scegliere il nostro nome, per far partecipare anche altri alla scelta del nostro nome. Noi puntiamo molto sul coinvolgimento delle persone. Noi siamo una cooperativa che sarà improntata soprattutto sulle arti performative. Vogliamo creare eventi e spazi dove venga professionalizzata la figura dei vari performer, che andranno da poeti, musicisti, artisti circensi. Siamo di ampio respiro, dico la verità. E il nostro fine ultimo è creare eventi per questo, e ne stiamo già creando un paio, stiamo lavorando su un paio di questi eventi, che si terranno a Sant'Arcangelo per ora. Ma noi siamo riminesi e le cose le vogliamo fare qui a casa nostra, per casa nostra. E il fine ultimo sarebbe quello di riuscire ad avere uno spazio nostro in cui fare queste cose qui, un vero e proprio locale, ambiente dove gli artisti o chi ha qualsiasi tipo di velleità artistica possa essere cresciuto, incoraggiato, messo a contatto con delle professionalità e aiutato per tutto quello che riguarda il campo fiscale, programmatico e quant'altro, dove ovviamente poi ospiteremo le nostre serate. Perciò noi in questo momento stiamo cercando luoghi e partner con cui collaborare. Noi in questo momento ci stiamo cercando di organizzare per cercare di fare tre corsi differenti. Uno riguarderà la fotografia in tre dimensioni, cioè tridimensionale, perché abbiamo un amico che già lo fa questa cosa qui. E vuole sia migliorare lui come professionista che incominciare a insegnare a chi non ne sa assolutamente nulla. Perciò questa è una cosa che a noi interessa molto. E vorremmo fare anche dei corsi di stampa in 3D, perché noi l'abbiamo già provata privatamente, so come funziona, abbiamo visto di tutorial e tutto quanto, però secondo noi sarebbe bello creare un progetto in cui questa cosa viene insegnata da zero e ti vengono. Oltretutto la stampante in 3D è una cosa che fondamentalmente ti costruisci tu. Perciò sarebbe bello avere anche un professionista di fianco che ti racconta questa cosa qui. E poi noi stiamo lavorando abbastanza con dei fotografi, nella fotografia per esempio, perché molti fanno il corso base di fotografia e nessuno ti fa un corso di Photoshop o di qualsiasi altro software che serve per la fotografia, che ormai è fondamentale. Noi per esempio vogliamo dedicarci a tutta quella parte lì, perché comunque non c'è nessuno che lo stia facendo. Insegnare ai ragazzi che non solo si usa il cellulare per riprendere, ma come ti faccio una ripresa simile al dolly o come ti creo un dolly direttamente in casa o una rotaia cinematografica. Quelle non sono cose che ti compri su eBay, quelle sono cose che tu fai, che sono state inventate. Quelle sono cose che si possono insegnare. Quelle sono cose che i ragazzi ti chiedono di insegnargli perché non lo sanno fare. Magari non lo sappiamo fare neanche noi, però troviamo il professionista che lo sa fare e che ci insegna. Ovviamente per fare tutto questo abbiamo bisogno di uno spazio, abbiamo bisogno di un supporto.